ingressi della secondaria. Alterneremo cantine tradizionali con poesie inedite scritte dagli alunni della scuola secondaria. Buon ascolto! Il Natale. Nel cielo notturno c'è aria di festa, nelle strade la gente gioisce, canta felice. A fiocchi vien giù la neve, in una mangiatoia tra il bue e l'asinello, Gesù è nato, gli angeli annunciano il lieto evento. Nell'amore e nella fratellanza tutto il mondo in pace, è Natale. Thank you.
Albania con poca parsimonia. Buon Natale in Molise con 1 milione di spese. Buon Natale in Piemonte per passarlo sul monte. Buon Natale in Basilicata con una grande parata. Buon Natale ad Aosta con una gita già proposta. Buon Natale in Toscana con una tradizione strana. Un buon Natale in Sardegna che a tutti l'amicizia insegna. Un buon Natale tutto italico con un linguaggio molto arido. Yeah.
gioiosa nella quale accade una cosa gloriosa. Nasce il nostro Signore, che della terra è il Salvatore. Vorrei chiedergli la pace nel mondo e tutti i bambini che attorno fanno un giro tondo. Lui si chiama Gesù e io gli darei un abbraccio che non finisce più. Se il mondo così bello sarà, so io il merito chi lo avrà. Oh,
delle classi di indirizzo musicale. Come voi tutti sapete, il nostro istituto è una scuola di indirizzo musicale in cui gli alunni hanno modo di scegliere di studiare uno di questi quattro strumenti: oboe, clarinetto, flauto e percussioni. Questa scelta offre ai ragazzi l'opportunità di esprimerci con un linguaggio nuovo e altamente comunicativo ed esibirci in manifestazioni come questa all'interno dell'orchestra del nostro istituto. L'orchestra è composta dagli alunni delle classi seconda e terza, dei plessidi, dei cusati, camerota e mattina camerota. Il primo brano che eseguiremo è un motivo natalizio dal titolo Fantasia di Natale, composto da tre brani tipicamente natalizi: White Christmas, First Noel e Jingle Bells. Buon ascolto. Thank you.
segue dal titolo Happy Christmas è un brano composto e registrato da John Lennon, pubblicato come singolo natalizio il 6 dicembre 1971 negli Stati Uniti. La melodia del brano si ispira ad una canzone folk. Sono We Wish You Merry Christmas e Tu Scendi Dalle Stelle. Il primo
brano è un tradizionale canto natalizio creato nel 1501 nella Vasta dell'Inghilterra ed è uno dei più celebri, che unisce in sé anche la celebrazione della festa profana del Capodanno. Il secondo, il canto Discendi dalle stelle, è il più celebre dei canti natalizi della tradizione italiana, composto dal napoletano Sant'Alfonso Maria degli Buoni nel 1754. Thank you.
tutti, riunisco questa dolce melodia. Bravissimi ragazzi, vi faccio sempre i complimenti perché siete eccezionali, veramente. E alle belle parole dei nostri poeti che hanno composto delle poesie veramente significative. Complimenti. La situazione non è delle migliori, siamo tanti e quindi abbiamo un po' ridotto il numero delle poesie, ma sicuramente pubblicheremo qualcosa entro la fine dell'anno in modo tale che i vostri genitori potranno vedere anche il lavoro che si fa. Complimenti ai ragazzi, complimenti agli strumentisti, ai docenti di strumento, ai professori di musica, grazie per il lavoro che fate. Ringrazio anche della scuola primaria, il personale ADA, è inutile che ve lo dico, poverini, non ce la fanno più, ha detto Michele oggi, preside, ma l'anno prossimo secondo me vuole tagliare. No, ma non c'è scherzato. Allora, io ho due parole da dirvi, prima di farvi gli auguri e passare la parola al sindaco che ringrazio per essere presente, grazie mille. Allora, parlo un poco della nostra progettualità, perché poi alla fine, lo so, siamo una grande famiglia, gli errori li facciamo, le buone intenzioni ci sono, possiamo sbagliare, l'importante è che c'è l'intenzione e la voglia di andare avanti e di impegnarsi al 100%. Io ritengo che i docenti di questa scuola si impegnino al 1000 per 1000. Voi avete ragione, sicuramente c'è qualcosa che non va, però non penso che nelle vostre famiglie la situazione sia delle migliori. A casa mia non lo è, quindi i problemi ci sono dappertutto, come in una buona famiglia li dobbiamo affrontare e risolvere insieme, ascoltando i suggerimenti, ascoltando le richieste delle famiglie, perché no? Però noi facciamo un altro lavoro, quello di essere gli educatori, e quindi io do la mia massima fiducia ai docenti, perché sono tutti in gamba, a cominciare dal primo all'ultimo, e li ringrazio per il lavoro che quotidianamente svolgono, con tutto l'impegno. I 50, ma penso che quando voi siete andati a scuola non è che la situazione era come quella di oggi. La scuola è diventata difficile, è un'organizzazione complessa, difficile da gestire, le esigenze sono tante, i ragazzi nelle classi hanno svariate esigenze, per cui dobbiamo andare incontro ai bisogni di tutti e di ciascuno. Noi ci proviamo, possiamo anche sbagliare, lo so, però ci proviamo, e questo è il nostro obiettivo principale. I progetti della nostra scuola sono, innanzitutto, avete avuto questo foglietto, quindi sapete che è partito per la scuola dell'infanzia su tutti i plessi un progetto di inglese dal primo giorno scolastico e si chiama Give Me Five. E invece è partito soltanto all'Incusati, ma partirà sugli altri plessi da gennaio, Piccoli Atleti, sempre per la scuola dell'infanzia. Infanzia, primaria e secondaria invece abbiamo una scuola per tutti, immaginando il coro gospel e il progetto Trinity, certificazione linguistica. Tra breve partirà Scuola Viva, già qualche modulo si è avviato, il POR Campania che questa scuola ha avuto assegnato, sono 55.000 euro. Il progetto presentato a luglio, fine luglio dell'anno scorso, quando molti stavamo a mare, noi stavamo qua a scuola a pensare cosa dovevamo fare, ce l'hanno approvato. Il progetto si chiama Infinitamente Scuola, vi è arrivato sicuramente qualche modello, ma sul sito della nostra istituzione scolastica www.scuolacamerota.gov.it c'è una sezione apposita Scuola Viva, ci cliccate sopra e ci sono tutti i bandi possibili e immaginabili. Sono due moduli di teatro fatti con le associazioni del territorio, cioè noi come partner abbiamo le associazioni del territorio, abbiamo il comune di Camerota come partner, poi abbiamo l'associazione La Meglio Gioventù, SOS Sorriso, poi abbiamo l'oratorio Don Giustino, abbiamo la SD Running, poi abbiamo Aiutatemi, l'ASL, la UOSM, con uno sportello di ascolto psicologico che partirà a rotazione su tutti i plessi per i genitori, per gli alunni, per i docenti e per gli alunni con i genitori se i genitori vogliono. Quindi abbiamo un altro modulo che si chiama Argillart, la lavorazione dell'argilla come qualcosa che appartiene alla vostra tradizione. Nostra Mediateca, che è un modulo relativo a una biblioteca digitale, e quindi ci sono una serie di attività molto interessanti, immaginando
che conoscete bene, ma che comunque ci ha dato la possibilità anche di avere un punteggio maggiore per questa richiesta che abbiamo fatto, grazie al lavoro che forse a qualcuno non sembrerà tanto importante, ma comunque è stato apprezzato ed è stato valutato positivamente. Poi abbiamo Gianni De Rioni che si terrà con la Proloco alle Ti Scusa e la SD Running, abbiamo Ti Ascolto, ripeto, e quello con l'ASL e Cinema Scuola, che è un modulo che si terrà a Marina di Camerota e che prevederà anche la realizzazione di un cortometraggio, ci auguriamo possa partecipare al Giffoni Film Festival. Tutti i ragazzi possono iscriversi dove vogliono, è solo una questione di organizzazione, quindi se a voi piace uno dei moduli che si fa, noi abbiamo una scuola dislocata così, quindi non mi sembrava giusto accentrare tutto a Marina o tutto, quindi abbiamo dato un poco dappertutto, riservando logicamente la peculiarità del plesso, e quindi abbiamo dato dei moduli al plesso che aveva quelle peculiarità e chiedeva e dava la possibilità di farlo semplicemente. Per quanto riguarda invece i PON, allora noi ci stiamo avviando a chiudere i FESR, che sono quelli dell'ampliamento della rete LAN e PLAN e ambienti digitali, con i quali sono stati acquistati due carrelli mobili, uno è stato sistemato a Marina di Camerota e girerà per le classi e un altro per la posizione delle classi, per il momento è stato sistemato agli Cusati, perché possono girare per le varie classi e i ragazzi ne possono usufruire. Logicamente quando ci sarà la possibilità, perché tutto questo rientra nel piano nazionale scuola digitale, lo faremo anche per qua, ma qua abbiamo già un bel laboratorio e insomma questo è quanto. Gli FSE abbiamo partecipato al bando e stiamo aspettando il risultato, quindi i PON che voi avete chiesto, tipo di inglese, di informatica, fino ad oggi non sono stati banditi, quindi noi non abbiamo potuto partecipare, abbiamo partecipato a questo e vediamo l'esito, credo a inizi anno nuovo. Basta, chiudo perché altrimenti vi auguro un sereno Natale, un anno nuovo ricco di gioia veramente, e ci mettiamo tutti con la mano nel giro d'onda, come dicevi tu prima, per vivere la gioia di questo Natale che si avvicina. Auguri a tutti voi, alle vostre famiglie e tanta serenità. Grazie. Buonasera a tutti, io in questi due giorni veramente ho avuto la possibilità di apprezzare una scuola del comune di Camerota in grande salute, una scuola che sta facendo veramente cose egregie, di grande qualità, e se mi permette le devo dire questo è soprattutto grazie a lei, perché se non c'è tra virgolette un dirigente che segue come segue lei la scuola in generale, ci può essere e c'è la bravura dei docenti, dei professori, degli insegnanti, del personale ATA, ma se non c'è un dirigente capace e che rimane sul posto, lei vive nel nostro territorio per dare il meglio alla nostra scuola, se non c'è appunto una dirigente come lei, tutto questo non sarebbe possibile, invece è possibile perché veramente lei. Noi dal nostro canto cerchiamo e cercheremo di fare sempre il massimo delle nostre possibilità. Oggi i comuni sono purtroppo lasciati da soli, ma credo che in questi anni dei progressi sono stati fatti all'interno delle nostre scuole e altro certamente si farà. Faccio riferimento soltanto alla banda ultralarga, siamo uno dei comuni che è già pronto per la banda ultralarga, appena Telecom metterà in circuito la banda ultralarga, la scuola digitale diventerà per il comune di Camerota un altro fiore all'occhiello di questa scuola. E la scuola è in salute anche perché vi è, e questa è una bella verifica che abbiamo fatto in questi giorni, perché vi è una popolazione, vi sono genitori che seguono i loro bambini, i loro ragazzi, e la partecipazione dei genitori in queste recite natalizie, in queste manifestazioni natalizie, dimostra quanto loro sono vicini ai loro bambini, ai loro ragazzi e quindi alla scuola in generale. E quando una comunità
a una scuola che funziona così bene, famiglie che seguono così bene i loro ragazzi, la prospettiva, al di là di tutto, è una prospettiva positiva per la nostra comunità. In questo momento di festività natalizia, noi come comune, come amministrazione, abbiamo voluto lanciare una grande proposta di solidarietà, ma in questo, ecco l'appello che faccio ai ragazzi, alle famiglie, ai genitori, è quella di stare vicino ai nostri nonni, alle nostre persone anziane, e abbiamo voluto lanciare per le persone anziane e per le persone con disabilità un progetto sperimentale. Avranno i nostri anziani e i nostri ragazzi con disabilità, le nostre persone con disabilità, la possibilità di andare al cinema gratuitamente per un anno. Già da dopodomani questo lo potranno fare, ma queste persone devono essere accompagnate, quindi lancio la proposta a tutti coloro che vogliono bene ai loro nonni, ai loro zii, alle persone appunto che hanno questa possibilità di accompagnarli, perché da soli loro non ci andranno. Sarà un modo anche per far incontrare magari persone anziane che non si vedono da tanto tempo perché si sono rinchiusi in casa, perché poi diventa un'abitudine quello dello stare in casa, perché magari non si lavora più e allora quell'abitudine si abbandonano e rimangono a casa. Noi li dobbiamo, tra virgolette, cacciare di casa e portarli al cinema e passare una serata insieme ai nipoti, ai figli. Ed è questo, è il messaggio che voglio lanciare in questo Natale, perché una comunità che non lascia nessuno indietro è una comunità umana, comunità che avrà nel futuro sempre chi ci starà accanto. Non mi resta che augurarvi a tutti voi veramente un sereno Natale, e che veramente il prossimo anno ci porta anche un po' di fortuna, no? La nostra nazione sta vivendo dei momenti difficilissimi, questi terremoti del centro Italia, questi focolai di guerra nel mondo. Speriamo che veramente il 2017 ci porta un'inversione di tendenza e che sia veramente un 2017 migliore per tutti quanti noi. Accanto c'è la mostra degli oggetti creati dai bambini con la guida delle loro insegnanti, vi prego di visitare e logicamente lasciare l'obolo, non lo dovrei dire però, insomma, sono soldini che loro poi si gestiscono per le necessità. Abbiamo fatto una bella cosa anche a Letti Scusa, sì, perché i ragazzi della scuola secondaria si sono impegnati in un'attività che ha messo un po' in gioco la loro imprenditorialità, quindi hanno creato, hanno fatto conti, hanno realizzato una bella somma che hanno poi voluto Save the Children, quindi anche qui c'è comunque uno scopo benefico e utile. Io faccio gli auguri a tutti i rappresentanti di intersezione, di interclasse e di classe che ci accompagnano durante l'anno scolastico nelle varie riunioni e al consiglio d'istituto nella persona del presidente, l'architetto Pompeo Scarpitta, che è ammalato e non è potuto intervenire, e tutti gli altri membri. Grazie di nuovo e buon Natale a tutti, e grazie anche per i panettoncini, i pandorini che sono stati regalati anche ai bambini.